Beh, io devo dire la verità, la domanda è legittima, ma non saprei che commentare, perché noi abbiamo da ieri una nuova procedura di notifica degli atti giudiziari, che è quello le anticipazioni dei sembrerebbe o addirittura di notizie che vengono date per certe a mezzo stampa, quindi mi chiedete un commento di una cosa che non so. Come direbbe Maccio Capatonda, esistono storie che non esistono. E in questo caso non saprei che commentare. Se non che qualora dovesse essere vero quello che mi pare Repubblica per prima ha pubblicato ieri, ci troviamo di fronte ovviamente a una clamorosa violazione di legge, a una clamorosa anomalia, fermo restando che la decisione è un fatto tecnico, quindi io sono assolutamente tranquillo, sereno, so che c'è un tema ovviamente tutto legittimo se debba essere il TAR o il Consiglio di Stato o la magistratura ordinaria, per me non cambia assolutamente niente, andiamo avanti, si lavora e voglio tenere assolutamente distinta. Lo voglio dire con molta nettezza, la storia di Luigi De Magistris, la sua storia di uomo, di magistrato, di sindaco e di politico, dalle altre storie in queste ore anche alle quali vengo accomunato. La eventuale, ipotetica, probabile, certa, non so come definirla, decisione della Cassazione che non c'è, almeno allo Stato non c'è ancora, riguarda Luigi De Magistris. E ancora una volta sulle vicende di Luigi De Magistris si registra, l'ho detto prima, una evidente anomalia. Provvedimenti che in genere vengono depositati a distanza di settimana, vengono annunciati a mezzo stampa a distanza di 2 ore, senza che noi sappiamo ancora nulla. In un momento storico particolare, in cui uno amministra, fa il sindaco, sta in prima linea, e questa è l'ulteriore anomalia che metto nel cestino delle violazioni di legge che si sono reiterate nei miei confronti nel corso di tanti anni, semplicemente per aver fatto con la schiena dritta l'uomo delle istituzioni, prima da magistrato e oggi da sindaco.